Quindi adesso anche... noi abbiamo... abbiamo Francesco Lucisano e Massimo Famularo, abbiamo in waiting list proprio Francesco, benvenuto Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera e benvenuto. Benvenuto. Allora, tu sei molto conosciuto, lasciamo che Francesco si presenti finché... Certo. Massimo è in ritardo o cosa? Massimo non lo vedo ancora. Mamma mia, gliel'ho messo su WhatsApp, sembra non averlo ricevuto nemmeno, forse il telefono, fammi, adesso me ne sono accorto, scusami che gli rinvio il... Tanto vai, Lucrezia, vai. Mi dicono che hai provato a parlare ma c'hai il microfono mute. Comunque è l'ora della birra, sono d'accordissimo, vado a prendere anch'io. Sì. No, siccome ho visto qualcuno che si lamentava, ho colmato il gender gap e ho preso anch'io la birra, perché non voglio essere da meno, voglio stare sul pezzo. Giustissimo. Voglio stare sul pezzo, quindi mi adeguo a questo. Abbiamo sforato la metà della live, siamo alle 18.22, siamo 4 ore e 20, quindi ormai è tutto in discesa e la ormai birra ti aiuterà. Con la qualcosa finché Francesco si presenta, sì. Io vado a visitare quella famosa stanza dove di solito si va da soli e ritorno con un... la palestra, giusto? La palestra. faccio spesso questo effetto, specie agli insegnanti. Giusto. Allora Francesco, se vuoi presentarti al pubblico, chi sei e che cosa fai? Francesco Lucisano, io lavoro in azienda, sono un manager d'azienda, ma in passato mi sono occupato di istruzione perché sono stato a capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Istruzione per qualche anno e da un po' ho lanciato questo gruppo di pensiero che si chiama allavoro.eu, che spera di dimostrare che in un'epoca di reddito di cittadinanza e di... paesi che si fermano, può esistere una repubblica fondata sul lavoro. Con gli amici di Liberi Oltre ci conosciamo perché abbiamo fatto quasi tutte le giornate insieme, quella a Cologno, quella a Venezia, insomma siamo una frequentazione abbastanza intensa. Molto bene, molto bene. Quindi benvenuto e benvenuto qui fra noi in questa folle maratona, ed è entrato anche Massimo Famularo. Eccolo. Benvenuto Massimo. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Ciao, buonasera. Sì, ti sentiamo molto bene. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, grazie. Perfetto. Reclusi, allora, come al solito. Sì, infatti. Isolati. E allora, visto che Francesco si è appena presentato, se vuoi dire due parole di presentazione di te stesso al pubblico, prego. Grazie mille. Cerco di essere velocissimo. Io affitto bollette e li pago essenzialmente facendo l'investment manager, quindi mi occupo di... supportare investitori istituzionali, però ho un'identità segreta da blogger e divulgatore con cui ho anche un po' di rubriche su Liberi ed Oltre, nel quale mi occupo appunto di divulgazione sia economica che politica e di capitale umano, come ad esempio, diciamo, con riferimento alla scuola italiana per questo dibattito. Grazie. Bene, bene. Allora, benvenuti a entrambi. Michele è andato nella stanza, è andato in palestra, abbiamo capito, insomma, adesso fa un paio di esercizietti e poi torna. Allora, sul discorso istruzione ci sono tante cose che possiamo aprire, però, visto che ne ho parlato anche nel mio podcast di questa mattina, discutendone con un insegnante, ho fatto un sondaggio con più di 2000 partecipanti, in cui fondamentalmente ho cercato di capire la validità e la credibilità della proposta avanzata da tante compagini, soprattutto studentesche, di abolizione dell'esame di maturità. Ovviamente gli studenti hanno perso quasi 4 mesi di studio, se teniamo conto dall'inizio del lockdown alla fine del lockdown, quindi tutto quanto, e c'è una qual certa paura. E allora chiedo a voi come vedete questo tipo di proposta, questo tipo di visione attualmente. Scusate, qui siamo proprio, questa è uno dei leitmotiv che abbiamo portato avanti con gli incontri Liberi Oltre ben prima del Covid. Io sono convinto che l'esame di maturità abbia delle enormi problematiche indipendentemente dal lockdown, per vari motivi, e poi vediamo il Covid. Primo, perché è una forma di valutazione che non risponde in nulla a una standardizzazione. Cioè, si propone come un test standardizzato,
e invece poi ha dei riscontri completamente diversi. Le scuole con gli invalsi più bassi hanno più 100 e quindi non è assolutamente utile per valutare e per equiparare gli apprendimenti. In seconda battuta, l'esame di maturità praticamente prende in ostaggio l'ultimo anno di scuola superiore, impedisce di fare i programmi in maniera giusta, obbliga a fare un ultimo anno in cui largamente ci si forma per il test e non per i contenuti, e quindi è una forma che non aiuta. Abbiamo detto più volte, come anche negli incontri liberi oltre, che molto più utile sarebbe avere un test molto più piccolo, molto più leggero, standardizzato, fatto al computer, tipo un test invalsi, fatto all'ultimo anno, che serve per vedere come vanno le scuole italiane alla fine. Perché invece bisogna fidarsi della valutazione che fanno gli insegnanti. Gli insegnanti ti valutano per 13 anni, per quanto dura un ciclo scolastico, e poi alla fine devi inventare un esame finale diverso che lascia da parte tutta la valutazione fatta e ci scrive sopra. Ciò detto, come andrà, come è andata? Andrà esattamente al contrario, nel senso che le scuole sono tutte chiuse e ci sono quasi 1 milione di ragazzi che non hanno voluto fare didattica a distanza, eppure tutta l'attenzione politica, tutta l'attenzione mediatica, tutta l'attenzione sul mondo della scuola, come sempre, è sull'esame di maturità. E oggi ci sono una parte di politici che si compiace perché si è raggiunto questo grande risultato, che l'esame di maturità, almeno l'orale, si potrà fare dal vivo. Come se questo fosse qualcosa che cambierà alcunché nella storia accademica di 8 milioni di ragazzi che hanno perso un sacco di mesi e un sacco di mesi perderanno. Ora lo sappiamo che molti a questo argomento rispondono: ma no, ma l'esame di maturità è un rito di passaggio importante, è un modo di mettere i ragazzi di fronte alla propria responsabilità per la prima volta. Fine, ok, ci piace perché ci ricordiamo di quando avevamo 18 anni. Quando avevamo 18 anni eravamo giovani, più magri, innamorati, ci emozionavamo molto di più, eccetera. Ma non si costruisce un sistema scolastico sulla base Lucrezia ha ancora 18 anni. Infatti lei non lo vuole. Infatti sono molto in disaccordo. Lo so, questa è una battaglia solitaria. quindi sostanzialmente detto tra noi, io mi concentrerei molto di più sul cosa far fare ai ragazzi, ai bimbi più piccoli tra gli 0 e i 6 anni, piuttosto che a cervellarmi su come aprire la scuola per far fare l'orale della maturità ai ragazzi quest'anno. Massimo, tu cosa ne pensi? Ma allora, sulla maturità e sull'abolizione della maturità direi che sarebbe una bestemmia aggiungere qualcosa a quello che ha detto Francesco, perché è il suo cavallo di battaglia anche come ministro liberi oltre, e in realtà già che aboliamo la maturità io coglierei l'occasione per provare a fare di necessità virtù e ragionare su una riapertura delle scuole, quindi diciamo su rimandiamo i ragazzi fisicamente, ripensando un po' la didattica, un po' come anche da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro si è fatto. Cioè noi abbiamo questa cosa tradizionale dell'insegnante che dà il messaggio orizzontale, fa i compiti. Proviamo a immaginare in via costruttiva una riapertura che fa in modo che le risorse dell'insegnante vengano concentrate sugli studenti più bisognosi. Attenzione, perché in una classe tu avrai sempre la curva a campana, hai la coda smart di quelli che hanno i genitori coi libri che vanno da soli. Questi qui gli fai vedere le lezioni a casa, li stimoli magari ad andare oltre i limiti, ma non hanno bisogno. Hai invece la coda povera, hai quelli che non hanno internet a casa, che sono in 10 in una stanza. Quelli lì hanno maggior bisogno del docente. Di necessità virtù perché? Perché abbiamo capito che si può fare la lezione online, allora abbiamo capito che si può allocare l'energia degli insegnanti in maniera più intelligente e in maniera più efficace, e di usare quella che è la lezione orizzontale. È uno spreco tenere 30 ragazzi in classe. La lezione orizzontale se la guardano in video, la registra il professore, amen. In classe, gruppetti semplici, concentriamo le risorse sugli studenti più bisognosi e soprattutto, come posso dire, facciamo in modo che ci sia qualcosa di nuovo, di moderno. Questa potrebbe essere, diciamo, un'idea. Non so se ho detto bestemmio o altro.
Ma io mi trovo un po' in difficoltà perché sono molto in disaccordo. Però, quindi non voglio. Dai, attacca. Insomma, insistere troppo su questo. No, la domanda che vorrei farvi. Allora, la questione esame di maturità, poi magari interviene anche Rick su questo, che ha fatto un'inchiesta secondo me molto interessante, e i ragazzi non vedono l'ora di accettare questo discorso, perché di tutto hanno voglia meno che di essere valutati, perché c'è una fuga dalla valutazione, se non da quella dei propri insegnanti, che è molto più ovattata di quella di una commissione semi esterna o esterna. Io invece ho l'impressione che l'istruzione, passatemi il gioco di parole, sia in attesa di istruzioni, cioè non sappia assolutamente cosa fare, si rimpalli un po', su questo sono d'accordo, sulla questione dell'esame di maturità. Volevo chiedervi qualche scenario per le soluzioni. Insomma, Massimo proponeva questa soluzione, che vedo molto problematica, sulla distinzione tra i bravi fanno lezioni online, quelli che hanno più difficoltà fanno lezioni in classe, però insomma non so se Francesco è d'accordo su questa ipotesi, e poi sulle soluzioni per i più piccoli, perché lì davvero bisogna, mi pare, inventarsi qualcosa, cioè c'è bisogno anche di immaginare uno scenario nuovo. Pensare di tenerli a casa è impensabile, ma ecco, lascio la parola a Michele, che vedo che vuole aggiungere qualcosa. Sì, prima di inserisco, scusami Michele, prima di lasciare, perché sui più piccoli ovviamente Lucisano, probabilmente forse l'ho detta male io, poi lascio a Michele, chiedo scusa. Io non dicevo di non mandarli a scuola i bravi, dicevo di avere velocità diverse, cioè i bravi ci vanno uguale a scuola, però se 100 è la risorsa del professore, invece di distribuirla uniformemente, il professore si concentra di più sui meno bravi, e ai bravi ha, diciamo, un'attività, li fa galoppare da solo, cioè giusto per chiarire, perché forse l'ho espressa male io, però chiedo scusa e lascio Michele e poi Francesco, scusate. Il merito. Va. Volevo solo aggiungere. Secondo me è il contrario del merito. Però. Esatto. Michele, usa il microfono giusto, però. Usa il microfono giusto, Michele. Cioè, c'hai un eco incredibile. Ah, scusate, mi sono scordato di aver spostato i microfoni. Andando a farmi il tè, la cosa, perché infatti non riuscivo a capire cosa succedeva. No, io volevo solo aggiungere una cosa alla domanda che ha fatto. C'è un ritorno, però. Sono io? Vediamo. Almeno io lo sentivo, adesso non lo sento più. Volevo solo aggiungere una cosa alla domanda che ha fatto Lucrezia, facendo il solito che rompe la ceramica. Scusate, stiamo parlando di scuola. E quindi stiamo parlando di gruppi di età che vanno dai 3 ai, visto che siamo in Italia, 33. Perché ci sono i famosi fuori corso. I fuori corso, peraltro, non vanno a scuola, vanno solo a fare gli esami. Allora, perché trattiamo la scuola come se fosse un ospizio che bisogna tenerli a casa? Cioè, voglio dire, sì, ho capito i nonni, queste robe qua, poi magari il professore ha 49 anni, o 57, ed è sposato con uno di 63. Però, io l'idea che adesso all'improvviso tutto quanto è impossibile, bisogna smettere di incontrarsi. Per carità, anche l'università mia hanno messo tutto a distanza, quella americana, ma ci siamo anche detti sicuramente perché? Perché sì, Francesco, il tuo che ha un ritorno, si aspetti. Ci siamo detti tranquillamente perché, ed è perché siamo un'università privata piena di figli di molto ricchi. Se solo qualcuno si prendeva qualcosa, questi qua ne approfittavano e ci beccavamo la denuncia multimiliardaria. Infatti l'ufficio legale sta cercando di lavorare per vedere come uscire da questa cosa, perché sennò alla prossima influenza o al prossimo giro di Covid le università ricche chiudono. Però tolto questo aspetto, che è molto americano, ecco,
volevo aggiungere questo elemento alla domanda. No, è giusto. Io, se posso, su quello che diceva Lucrezia, la fuga dei giovani dalla valutazione, no. L'anno scorso, per la prima volta, il test in Valsi all'ultimo anno è stato fatto ed era volontario, l'hanno fatto tutti, 96%. Potevano non farlo, in genere i docenti in passato gli dicevano di non farlo. Io non penso che i giovani fuggano dalla valutazione, così come non penso che i giovani non leggano, sono comunque la generazione che legge di più, sono i loro padri, sono gli adulti che non leggono più libri, compreso me in questo periodo di Covid non riesco a leggere molto. Quindi bisogna sempre un po' riguardare ai giudizi. E su quello che diceva Michele, questo è il tema. Ci stavo pensando, guardando quello che era quello studio del comitato scientifico che è stato fatto trapelare per giustificare il fatto che la scuola non sia stata riaperta, mi colpiva una cosa. Ovviamente io non ho niente da dire di virologo, di virologista, non ho nulla da dire sulle malattie, eccetera. Mi colpiva che la opzione considerata fosse scuola sì, no. Cioè aprire, non aprire. Allora, la scuola, questo bisogna ricordarselo sempre, sono 8 milioni di studenti, quasi 1 milione di insegnanti, 40.000 plessi, 8.000 istituzioni scolastiche. Cioè, è una roba di una vastità, complessità e sfaccettatura enorme. Allora, tra scuola sì e scuola no, in un momento in cui ci sono dei problemi giganteschi che possiamo discutere, beh, si può provare a fare un pochettino più di sofisticazione. Si può capire, per esempio, che nella fascia tra 0,6 o tra 3 e 6 ci sono delle esigenze, per esempio, di contatto sociale che la didattica a distanza non può coprire. Allora magari c'è un po' più di esigenza di andare a colpire in questi mesi dell'estate quella fascia lì e lasciando indietro gli altri e in questo modo avendo molto più spazio nelle scuole, nelle classi, nei cortili per fare delle classi con un educatore e pochissimi bambini. Quindi prima di tutto, come sempre, va abbandonato l'idea binaria, scuola sì, scuola no, e poi va abbandonata l'idea della scuola, diciamo, avete citato il libro Cuore prima, adesso sentivo, della scuola cliché. Allora, quando si parla di scuola, ne parlano o gli insegnanti o più tipicamente l'elite, i giornalisti, i presentatori e via dicendo. Questi hanno fatto tutti il liceo classico o il liceo scientifico, ma anch'io ho fatto il liceo classico. Tipicamente quando gli dici scuola si ricordano appunto di andare con il dizionario sotto braccio, con l'autobus, arrivare in un istituto austero, ascoltare la lezione, prendere appunti, poi fare la versione e così. Ecco, questa è una roba che riguarda pochi ragazzi. Ci sono metà dei ragazzi che fanno le scuole superiori, che fanno i tecnici e i professionali, che stanno nei laboratori di cucina, degli alberghieri, che stanno all'agraria, che stanno al tecnico informatico, che fanno esperienze in azienda. Cioè, la scuola è molto altro e allora bisogna guardare anche a questo. Peraltro, chi fa questi tipi di scuole, i professionali e via dicendo, sono anche i più vulnerabili, sono anche quelli che sono 20 anni che si lotta per non fargli fare l'abbandono scolastico e con 6-7 mesi di interruzione ce li perdiamo. E allora qualcosa bisogna inventare per fasce, i più giovani, i più vulnerabili, quelli che non hanno il computer a casa. E poi c'è un altro tema che pare brutto dire perché ti prendono per aziendalista o quello che è. Ragazzi, la scuola è anche uno strumento che permette al resto della società di funzionare, perché consente alle mamme di andare a lavoro. Questo non lo possiamo dimenticare. Se lo possono dimenticare quelli che hanno la tata, la zia, o magari non hanno bisogno di lavorare perché comunque ci arrivano lo stesso. Ma le famiglie che sono in grave difficoltà nei prossimi mesi ci avranno un problema e non gli puoi dire fai il congedo parentale a metà della paga o a paga zero, che sarà la donna a dover fare e quindi la donna perderà il lavoro e le opportunità. Abbiamo bisogno che le scuole adempiano anche a un ruolo organizzativo e non solo didattico. Poi se volete parliamo del dramma educativo che si corre con il lockdown prolungato. Sentiamo... Sì,
Vai, prego, poi oh, no, rilanciamo. scusami, volevi dire qualcosa? No, no, scusa, io voglio dire qualcosa. Siccome non so chi sia Alberto Ebbo, potrei dirgli che è un coglione? Posso? Educazione prima di tutto. Andiamo avanti. L'educazione si apprende anche così, a sberle sul naso. Vai pure Massimo. Vai. Ma perché hai insultato Umberto Eco? Alberto Ebbo. Poi non so ho capito Umberto Eco, io ho capito. Ho detto, ma perché? No, perché non avrei iniziato dicendo io non so chi sia Umberto Eco, so perfettamente. No, infatti non capisco. Ok, ho letto quasi tutto quello che ha scritto. Tiro le fila per dare la parola a Massimo. Vai avanti, Massimo. Tiro le fila. Permettendomi un appunto sulla prova Invalsi e la valutazione, diciamo che se la prova Invalsi non è inclusa nella valutazione non comporta conseguenze come l'esame di maturità, è un po' più semplice farla no, così volontariamente. È chiaro che sono due cose che secondo me hanno un peso molto diverso. Sono molto d'accordo e rilancio anche a Massimo la questione del rapporto tra genitori e lavoratori, che credo sia un tema cruciale. Oggi abbiamo sempre parlato di riaperture, riapre tutto tranne la scuola e la situazione diventa ingestibile, e davvero in questo momento mi viene in mente Virginia Woolf e la stanza tutta per sé, cioè le madri ritornano al loro ruolo di cura della prole e di gestione della casa, con anche fare smart working diventa molto difficile, no? Credo che anche questo sia un tema. Ecco, lo smart working è possibile con i figli a casa. E l'altra questione è delle scuole di diverso tipo. Sicuramente i professionali non sono come i licei, però non si può neanche pensare ad una, no, una riapertura parcellizzata per tipologie di scuole, o è possibile, non lo so, dateci qualche lume. Ma secondo me sì, cioè magari mi sono anche espresso male un pochino prima, la mia idea è assolutamente in linea con quello che diceva Francesco, cioè non c'è cosa peggiore di trattare allo stesso modo delle persone che sono diverse, ok? Quindi uno, la scuola non è un unicum, anche all'interno della scuola superiore, sicuramente come per uno studente universitario, uno che ha 16-18 anni, che ha un tablet, ha un computer o comunque sa leggere un libro da solo, è un film, il ragazzo di 3 anni, io te lo dico, ho due bambini che stanno facendo homeschooling a casa, 6 e 9 anni, è una tragedia. Cioè, anche la differenza d'età è incredibile. Sarei, ed era un po' il senso di quella necessità virtù che dicevo all'inizio, di avere un approccio assolutamente differenziato e di dire facciamo le cose là dove servono e aggrediamo i problemi là dove ci sono. Prima forse si è colto male l'idea, dicevo, gli studenti più bravi. Quello che sto dicendo io è dedichiamo le energie dove servono. Innanzitutto, come diceva anche Francesco, è importante la presenza fisica nelle scuole. Cioè, io non credo che possiamo tradurre tutto a distanza, però se siamo obbligati in classe, invece di averne 26, ad averne 10, usiamo questa opportunità per avere una scuola flessibile. Cioè, quello che immagino io è un rapporto tra i professori e gli studenti, non uno a 26, ma di dire... rimanendo fermo il numero di ore che il professore dedica in classe e a casa per studiare, invece di dedicarlo orizzontalmente a 26 in maniera uguale, spiegando le stesse cose per 25 anni che poteva registrarsi o facendo il compito in classe, dividere la classe in gruppi e dedica le energie sulla base di quello a cui servono i gruppi. Cioè, quando dicevo gli studenti più bravi, non sprechiamo risorse. Se uno è bravo, studia da solo, se c'ha i libri a casa, diamogli il minimo indispensabile, e questo si può fare anche tra scuole diverse. Cioè, se l'alberghiero ha bisogno di andare in cucina. Don Milani però, Cioè, il rischio Don Milani, lettera a una professoressa dietro l'angolo. Cioè, io concordo, però forse lo stesso discorso che abbiamo fatto sull'economia, forse dovremmo applicarlo anche alla scuola, perché poi... sono d'accordo, ci pensavo anch'io quando ti ascoltavo prima Massimo, nel senso che non ho ben capito, che d'altro è un grande equivoco della scuola italiana. Io sono stato però adesso non so se questo è il momento di discutere, perché è un tema che va al di là di Covid, quindi non so se voglio tirarlo in mente.
Io sono stato un grandissimo seguace di Milani e credo di aver credo fermamente che quello che ha fatto fosse una cosa giustissima, perché chi viveva negli anni 60, per non parlare degli anni 50, sa cos'era la scuola italiana, era un strumento di discriminazione, di dominio, di non insegnamento, eccetera, 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 eccetera. Oggi un problema è diverso e l'idea credo che vada rovesciata, e cioè che vada riconosciuto che hai livelli di difficoltà e di performance diversi. Credo che l'Italia debba superare la mitologia della bocciatura e debba accettare invece la realtà, che è quella della stratificazione. Il mondo non è 0-1, gli studenti non li bocci 0-1, accetti che si stratifichino, che si distribuiscano per livelli di competenze, eccetera, eccetera. Però adesso questo non, insomma, non, mi pare esuli da quel che stiamo cercando di fare. Io invece vorrei continuare a insistere con voi proprio per capire, perché per esempio quello che ha detto Francesco mi colpisce, no? Ed è vero, cioè c'è un problema di abbandono, l'abbandono è endogeno, lo favorisce, esatto. Questa atmosfera di scuole chiuse for an unbounded amount of time e in aree in cui il rischio Covid è bassissimo, sto pensando a tutto il meridione, mi sembra una follia. Non può essere che governiamo la complessità con questi livelli di semplificazione. Questa non è nemmeno l'accetta, questo è... Cosa c'è di più grande dell'accetta per tagliare il legno? No? Una sega elettrica. C'è l'acetone. Sega elettrica, sì. No, beh. Sì. Credo che il problema di inventare un attimo, non possiamo, cioè, sono gruppi a bassissimo rischio, il rischio è, come dire, terzo, è un rischio di esternalità. D'accordo? Il ragazzino di 15 anni la prende, per lui è davvero una debole influenza. Inutile che vengano a continuare a ripetere, cioè, su questo non ho nessun problema, anzi, trovo scandaloso che molti, alla ricerca dello scandalo, che sta terrorizzando poi genitori poco preparati, ha una grande influenza sul mondo della scuola. Cioè, ricoverato il dodicenne era sanissimo. Ragazzi, capita anche, cioè datevi a guardare le statistiche, quindi è un fatto obiettivo che sotto una certa età questo virus al momento, se ci saranno mutazioni vedremo, no? Visto che anche Ilaria si è lanciata in speculazioni mammuterà, rischierà, va bene, lo vedremo. Adesso è quella cosa lì. Distruggere un sistema scolastico che già ha i problemi che ha, semplicemente perché vogliamo trattare i diciottenni come se fossero dei 74enni col diabete, io lo trovo semplicemente una maniera di non governare la complessità. Concordo, e in effetti no, può far paura pensare a differenziare l'approccio sulle diverse scuole, sulle diverse zone, sulle diverse fasce di demografia, però guardiamolo dall'altro lato. In realtà fare uguale per tutti oggi è creare diseguaglianza. Dire che si può fare solo scuola a distanza significa che di 8 milioni di ragazzi te ne perdi 815.000 che non hanno device a casa. Di quelli che ce l'hanno, metà lo condividono, o col fratello, o col papà che lavora da casa, o con la mamma. La maggior parte di quelli che non ce l'hanno stanno al sud. Allora, uguale per tutti è diseguaglianza. Quindi partiamo da questo punto, da questo punto di vista. E poi c'è il tema, l'abbandono è la cosa che mi terrorizza di più di quello che secondo me è in generale uno cratere, uno tsunami educativo, l'abbiamo definito così con Massimo in un'altra chiacchierata che abbiamo fatto, che oggi non vediamo, ma ragazzi fra un anno lo vediamo tutto. Chi abbandona la scuola lo conosciamo, lo si sa, sono ragazzi maschi in genere, tra i 14 e i 16 anni tipicamente nelle grandi città oppure nelle aree suburbane. Quindi negli anni la lotta per fare in modo che questa gente non abbandoni la scuola si è cercato di portarla avanti. E come fai a impedire che questi abbandonino la scuola? Coinvolgendoli, tenendo la scuola aperta l'estate, tenendo la scuola aperta la sera, facendogli fare più laboratori e meno lezioni frontali. Tutte cose che in questo periodo purtroppo sono difficili. Però io non sono un meritocratico sulla scuola, io penso che la scuola sia uno strumento di eguaglianza, eventualmente l'università debba essere uno strumento di opportunità e di merito, insomma.
però sappiamo chi è più vulnerabile, sappiamo chi è più vulnerabile, andiamocelo a prendere, siamo in tempi così complicati che onestamente rinunciare a esperimenti di in emergenza, ovviamente senza mettere in discussione la sicurezza sanitaria, questo è evidente, ma il rischio educativo è grande quanto il rischio economico, e sappiamo bene quanto poi il buco educativo si porti dietro buchi di cittadinanza, buchi di partecipazione e poi buchi economici. Chi ci perdiamo a 17 anni non lo riportiamo più, né come cittadino né come lavoratore. Allora questa è urgente come le altre questioni del Covid, non possiamo tralasciarla. Senza distinzione tra scuola dell'obbligo e scuola non dell'obbligo, perché sono due mondi molto diversi, no? Anche il titolo legale poi del non so, sto monopolizzando perché rispetto all'economia è un terreno dove io e Riccardo insomma abbiamo un po' di anni. Io speravo tanto che tutte queste cose, l'esame di maturità, il valore legale, certe rigidità, almeno come effetto collaterale del Covid, ce li potessimo un pochettino lasciare alle spalle, ma temo che invece siano i baluardi più resistenti, no? Tu dici che differenza fai tra la scuola dell'obbligo e gli altri. Io personalmente oggi, sia per motivazioni educative, sia per motivazioni politiche, e poi magari ci andiamo nel merito, partirei da 0-6, partirei dai più piccoli. Partirei da più piccoli perché, come ho detto, dal punto di vista educativo sono quelli che hanno più bisogno di socialità e non li raggiungi con la didattica a distanza. I genitori hanno bisogno di respiro. Adesso io sono una bimba di 3 anni, magari sono più sensibile a questo. Infatti mi sono chiuso in cucina, che è l'unico punto dove non posso andare. Ma ci sono anche ragioni politiche. Per esempio, i lavoratori della scuola 06 sono parzialmente dei comuni e parzialmente statali, quindi c'è una ricchezza, diciamo, di rappresentanza molto più vasta. Sono tipicamente più giovani rispetto agli insegnanti delle medie e delle superiori, quindi magari possono essere anche più, avere più voglia di ritornare al lavoro in sicurezza. C'è una componente di scuola paritaria a livello 06 e soprattutto 3-6, un pochettino più alta, e quindi si possono fare, c'è un po' più di libertà di sperimentazione. Io partirei da lì per tutti questi motivi, e probabilmente il governo un po' ci sta pensando. Secondo me, se si fa un po' di aiuto, idea, proposta, eccetera, magari a luglio qualcosina si smuove e sarà importante. Ci sono stati tantissimi micro distinguo, cioè nel senso, per esempio, a livello di diversificazione per età, diversificazione per territorio, e tutte queste credo siano cose abbastanza condivisibili. Però il problema è il seguente: com'è che lo fai? Cioè, nel senso, per seguire il discorso fatto da Francesco, dal mio punto di vista, l'unica risposta sarebbe investire una montagna di risorse, per esempio, nel gap tecnologico. Abbiamo parlato dei ragazzi, 800.000 più ragazzi che non hanno device a casa. Com'è che la risolvi questa cosa? E se l'unica soluzione è quella di mettere più soldi nella scuola, senza però effettivamente fare quella che è una spending review che serve all'interno del sistema educativo, che non è mai stata fatta negli ultimi tre, da quando io sono vivo non mi sembra di aver mai visto qualcuno che abbia detto: ok, aspetta che vediamo dove vengono indirizzati i soldi, dove le prendi quelle risorse? Perché il mio grande timore è che da questo discorso, che sui principi posso condividere, poi si arrivi sempre ad un nulla di fatto, perché alla domanda ok, dove le troviamo le risorse, la risposta è sempre: non ci sono risorse. Guarda, è vero che sulla scuola la qualità della spesa è un tema tabù. Abbiamo detto più volte che è vero che l'Italia spende in educazione meno in proporzione alla popolazione. È anche vero che spende pochissimo su università e invece su scuola la spesa pro capite è bassina, ma più o meno. Nella media OCSE. Il problema è che noi siamo completamente refrattari a ogni forma di valutazione. Io lo racconto perché l'ho vissuta. Ci sono stati 6 tentativi di introdurre la valutazione dei dirigenti scolastici,
sei tentativi avanzati, cioè con la direttiva scritta firmata dal ministro, tutti i ministri l'hanno tenuta nel cassetto. Devo dire, bontà sua, la ministra... Devo sottolineare, per chi ascolta, scusami Francesco, ha detto dirigenti, cioè ascoltate attentamente, cioè gente che oggi in realtà ha un ruolo manageriale, ne va fiera, se lo spaparanza, si autoqualifica, perché ne ho conosciuti parecchi, come tutta un'altra roba, che è l'umile insegnante, io sono manager, io potrei gestire il mondo, ok. E prende, però posso prende, dire, posso, dirigente posso non fare, prende 1500 al mese. Posso fare un'obiezione allora, però a questo punto faccio un'obiezione. Come fai a mettere insieme una scuola che pone dei seri criteri di valutazione nei confronti dei dirigenti se alla base togli i criteri di valutazione agli studenti? Cioè, nel senso, questo è un problema grosso, cioè quello che si diceva. Però che sia chiaro. La maturità non è un serio criterio di valutazione. Ma allora, aspetta, però allora il discorso che è emerso anche dal Daily Cogito di stamattina è: cambiamo la maturità, ma non togliamo la maturità, nel senso, deve essere una ci valutazione. Ci vuole un'altra riforma, un'altra cioè, riforma. Cambiamola sostituendola con un esame in valsi. Prima è stata detta una cosa che a me un po' ha fatto venire la pelle d'oca, cioè togliamo, cos'è che hai detto, la superstizione della bocciatura. Ok, chi è che l'ha detto? Michele. Ok, Michele. Cioè cos'è che intendevi con questo, Michele? Perché io... Bocciare una stronzata. Ok, soprattutto... Allora, è un'altra discussione, se voi facciamo dei dibattiti fra me e te, perché altrimenti... Sì. Questa è una cosa su cui io rifletto da 40 anni, da quando mi lessi Don Milani. Non voglio togliere tempo a Francesco e Massimo, è proprio un pregiudizio tutto italiano, tutto classicista, tutto gentiliano. Non avete capito un cazzo di cosa serve la scuola nel mondo moderno, ve lo dico francamente. Pensate che sia uno strumento per far passare i bravi e far venire fuori quelli belli, cioè è la cosa del classico. Bisogna essere tutti quanti latinisti, tutti quanti con l'IQ da 140, no. Ma siamo sicuri che funziona così la scuola in Italia? A me non sembra proprio. La scuola in Italia funziona purtroppo ancora così, ancora interiorizzata, vissuta, ma davvero non voglio dominare il dibattito, lascia loro. La facciamo, noi tre una volta, quando volete. Basta guardarsi i dati, voi vi guardate i dati, e su questo sono sicuro che Francesco Massimo Licoso mi lo conferma, la scuola è uno strumento di stratificazione sociale che sembra che abbia ragione lì al Thieu. Per chi conosce il marxismo strutturalista, leggetevi lui al Thieu. Però Michele, poi questa ce la trattiamo io e te veramente in una cosa, però io stamattina nel podcast è venuta fuori una roba che è, cioè alla maturità mediamente vengono, cioè il 98,5% degli studenti entra nell'esame di maturità e all'interno nel 99,7% viene promosso all'esame di maturità. Basta questo, di che stiamo parlando? Capito, quindi la risposta a questo è eliminare l'esame di maturità. Sì, non serve un cazzo, è un rito per fare film. È così, no? Non serve a nulla, sono d'accordo così, ma mi stai dicendo che bisogna... Lo vuoi sostituisci con un esame in valsi. Va bene, dai, poi lo riprendiamo. Oppure andiamo avanti. Oppure utilizzalo per l'ingresso all'università, fallo fare all'università. Sì, se mi posso inserire su questa, perché vedo sia in Lucrezia che Riccardo un po' di, giustamente, delle perplessità. Nel senso, diciamo, non ci sono perplessità di tutti i dibattiti precedenti, noi siamo su questo, ormai ci siamo presi. Ti dico guarda, io stamattina ho fatto un video con un ragazzo molto simpatico che lavora in una startup a Berlino ed è laureato in storia. Il ragazzo è laureato in storia e poi si è fatto un master in business school e abbiamo parlato un po' delle skill che servono, diciamo, un po' nelle aziende moderne, di questa. Quello che volevo dire, il bollino di dire della maturità, cioè come posso dire, la selezione, non dico che la fa la vita, cioè perché il pezzo di carta non vale un cazzo? Perché quando tu fai un colloquio, io cioè quello che dicevamo, poi lo vedrete su Liberi Oltre, questo qua quando va a Berlino nessuno gli chiede quanto aveva gli esami al liceo, questo qua è andato là con la laurea in storia, si è visto che era bravo in Excel, ha capito che bisognava programmare, ha un'infarinatura di programmazione e adesso fa una roba che
la metà dei suoi coetanei non sanno che esiste. Ancora più classista, cioè la scuola non ti prepara niente, è un parcheggio, le abilità te le fai da solo o te le fai all'università. No, è il contrario. Scusami, sono un po' impedito. Io vorrei intendere il contrario di quello che hai capito. Cioè la scuola ti deve dare gli strumenti di base per fare in modo che tu possa affrontare il mondo. Dopodiché, quello che è la competenza specialistica l'acquisirai nei livelli universitari e scolastici di tipo specialistico. Determinate competenze professionali le acquisirai sul lavoro, ma quello che ti deve dare la scuola è il cervello, l'apertura mentale. Faccio un ragionamento semplicissimo. Io ho avuto un'esperienza con bambini delle elementari. Ci sono due sistemi scolastici, non dico quali sono i due sistemi scolastici, non dico se sono privati o pubblici. C'è una prima elementare dove si arriva a contare a 20 e si conta sulla dita delle mani, non vi dico in che paese. Secondo il corso internazionale, diciamo lo standard, essenzialmente in prima elementare si arriva a contare a 100, perché se io conto 10 unità posso contare 10 decine e a livello di intuizione si fanno le frazioni, si fanno le moltiplicazioni, cioè si trasmettono una serie di concetti. Quindi quello che dico io è che tu faccia l'operaio, il professore universitario, quello che una certa scuola ti deve dare è la formazione di base, quegli strumenti, e che includono purtroppo abilità di tipo quantitativo, di tipo cognitivo, che ti consentono poi nel corso di studio. Basta. No, basta perché stiamo parlando di Covid e lo sapevo che finiva lì, colpa mia. Giuro che faremo un dibattito noi tre, noi cinque, se volete, anzi, appuntamento la settimana prossima a questi stessi cinque a discutere con anche e due senza nomi. Scaletta e senza la scaletta è una cosa non va cosa non, perché ad alcuni di noi piacciono certe cose della scuola italiana va bene volentieri altri... questo lo facciamo prima, sicuramente no. Però adesso allora, la chat sta impazzendo con la scaletta stiamo sforando la scaletta, vero? Abbiamo sforatissima la scaletta, quindi ci sono Andrea Giuricino e Carlo Stagnaro che scalpitano. Massimo, tantissimo. Grazie mille, questo baci e abbracci. Grazie per il dibattito. Abbasso notte prima degli esami. A tutti. Viva la libertà. Ciao. Ciao.